Quindi adesso la situa qual è? Che là in fondo c'è un altro cristiano. Buongiorno, lei è un cristiano normale o è un altro boss? Ah, vi vedo. Vieni, vieni. Eh sì. Sarò Pichu. Uno per volta, per favore. Venghi. Venghino, signori, venghino. Aspetta. Fatti fare questo. Fatti fare la colonscopia. De preda? Quindi? Zack! Tu? La prostata comandiamo. Ehi là. Vediamo un po'. Tutto a posto, tutto a posto. Ok, lei se non sbaglia è il capo, sì? Era. Vediamo un attimino qua se riusciamo a proseguire. Io non dico una roba esagerata, ma 10 minuti di main quest, no? 10 minuti di storia che avanza. Uno gioca 3-4 ore di lag devastante. Poi succederà qualcosina interessante. Seme d'oro. Seme d'oro. Come materiale di rinforzo. Rinforzo. Incremento numero di... Oh, seme d'oro recuperato alla base di un albero illusorio. Come illusorio? Incrementa gli usi dell'ampolla. Utilizzabile solo dopo aver riposato presso il luogo di grazia. Quando l'anello ancestrale fu distrutto, l'albero madre disperse al vento questi semi. Come se la vita stessa sapesse di essere giunta al termine. Perché illusoria? Raga. Tra l'altro io perché... Non mi faccio furbo. Raga. C'è. Ecco perché. Beh, vai. Il prossimo. Volevi. Te. Oh Cristo. Oh, mi ammazzano dinamite qua. Cos'è sta roba rossa? Che succede? No, non volevo fare questo. No. Giù. Succede una roba rossa ogni tanto. Che non mi ven chiara. Tipo un buff devastante. Ostia che palle. Raga, siete pesanti, siete pesantini. Che cazzo è quella roba là? Rimane lì. Qualunque roba sia rimane. Cosa ho trovato? Attenzione. Tac. Grazie bestemmia. Allora, vieni, mettiti giù. Qua il discorso è che queste robe qua passano inosservate. Ho girato come un matto la mappa prima, non ne ho trovata mezza. Aggiungi carica, incrementa il ripristino, distribuisci cariche. Aggiungi? Usare un seme d'oro. Sì signore. Lacrima cremisi? No, lacrima cresimi. Cresimi. Userò una lacrima sacra per incrementare. Usa. Non ce l'ho. Giusto. Bravo. Dimenticavo questo particolare. Poi, per carità, dovessi mai trovare delle magie, ne riparliamo. Arrivati a questo punto, fai così. Miriamo a portare vitalità ad un punto che può quasi essere accettabile lasciarlo così. Buongiorno. Lei cosa mi ha dato?
Cosa mi ha appena dato, scusi? Chiave della spada di pietra pazzesca. Infrange i sigilli delle statue demoniache. Tuttavia, dopo l'uso si fonde con la statua. Rifletti. Ti preoccupare che ci rifletto benissimo. Sei Babbo Natale, no? Sei un'altra cosa. Buongiorno. Più avanti servirà a saltare. E allora facciamo che ci pensiamo più avanti. Signorina. Everyone's been grafted. Con Everyone cosa? Who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Ah, però. Their legs taken, even their heads. Come applicata al ragno? Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. Non lo sapevo. A lark when you think about it. No. Ti assicuro di no. Ma le gesture come si fanno? E perché non lo so? E perché non sono capace? No, 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 no! No, 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 non voglio! Non voglio! Sbagliato. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Sì. Oh, you've come to be one with the spider? Well, non ci tengo. Two peas in a, but I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Immagino, raga, però. I want to be like everyone else. I'm nothing. No, allora, dobbiamo stare calmi, perché qua ho già rischiato. Allora, una cosa per volta. Voglio imparare le gesti. Ah! Attenzione! Borsa. Ah, aspè. Ma cosa sto scoprendo qua? Inchino, indica avanti, salto, riposo. Allora, stai calmo. Aspetti, signorina, perché qua. Allora, facciamo così, leva questa. Faccio così. Ma non è vero un cazzo. Triangolo. Ok. Bestiale. No, però aspetta, scusi. Cosa provo? Please, I'm not ready. Ma no, Will ma devi. You like me? You're so far out of your mind with fear. You've no. Divested yourself of all. Eh sì, no, questo è il. Guarda, ascolta. Can you take this little one? Ceneri di medusa bestiale. The poor thing deserves someone braver than me. And the spirits look rather fondly upon you. Ah sì? No, ma non ho letto. Che vizio di merda di saltare. Una campana spiritica ti permette di evocare spiriti dalle ceneri. In genere l'evocazione consuma PA. Puoi evocare solo uno spirito alla volta. Ma non in spocatore. Come si fa? It was a pleasure to see you. Guarda. Can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle. Come no? Tell them I love them. And that. Despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. Ma sei sicurissimissima? Getting the hang of this whole pain thing, you know. It was a pleasure to see. Oh, tell va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, a questo punto evitiamo di cercare di picchiarla nuovamente. E a questo punto, però, la cosa pazzesca è che tra l'altro già sapevo, perché già lo sapevo. Allora, dov'è le robe utili? Salamoia. No, non volevo fare questo, ma questo. Vedi, io leverei dinamite qua. Perché posso metterlo qua. Quindi. No. Lì mi tengo le due ampolle. E qua abbiamo i gesti pazzeschi. Ma guarda che qua succede quando uno fa speedrun. Quando uno fa speedrun. Sì, pazzesco, ci gasiamo. Là, una comodità un tosto a dire. Sto perdendo del tempo. Non indifferente. Va bene, quindi a questo punto che succede qua? Con lei. Ah no! No. Raga, manca un pezzetto. Manca un pezzetto importante. Assegna la medusa. Evoca una medusa spiritica. Ah, evochi la medusa. Giustamente ceneri di medusa. In cui albergano gli spiriti. Usale per evocare una medusa. Spirito fluttuante che emette luce. La fanciulla medusa è alla disperata ricerca della sua terra remota.
e non esisterà, esiterà a inondare di veleno i nemici per conto di chi le evoca. Sembra che si chiami Aurelia. Tac, così. No? Why not? Devo essere in battaglia? O va equipaggiata come arma? Ma assolutamente. E questo? Ma questo è il mio primo amore di Dark Souls 1. Azz. Sì, già che facciamo quella roba lì. Questo ne riparliamo quando abbiamo forza 22, eh. Ne riparliamo, sì. Va bene. Là vedo dei problemi. Cioè proprio li vedo. Vedo dei problemi non indifferenti. Vedo dei soldati lagganti. Buongiornissimo. Io volevo provare a evocare la medusa. No? Lo prendo come un no. Aspetta, ma fammi schivare, ma cosa fai? Allora. E tra l'altro mi servirebbe uno scudo. Un parry ogni tanto non farebbe male. Ma ogni tanto, non sempre, ogni tanto. Per non continuare a fare il ballo del qua qua. Non per qualcosa. Qui? Pugnale? Da lancio, immagino. Oh! Dio gracias. Tiltamarro di maglia qua. Corazza di stoffa imbottita con un coprispalle di maglie metalliche. Diffuge in la... Sì, vai, frega una sega. È pazzesco. Mi sembro... A parte che ora sono... No, sono sempre... Non riesco a capire se è sempre fastro... No. O forse sì, ma fa rumore. Non riesco a capire. Sì, sempre fastro. Mi ricorda... Merlino del coso. Cos'era? Shrek? Merlino con... Senza mutande. Vabbè. Pazzesco. Cultura pop, eh? Riferimenti qua. Vabbè. Vai avanti, smetti di distrarti, potrebbe essere utile. Ma quindi sta minchia di medusa non ho capito. Ecco. Fermo. Ceneri, spirito, la fanciulla, Aurelia. E perché non posso? Ma la devo... Come si dice? Come le magie, la devo preparare al falò? Buongiorno. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. Ah sì? This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also I hear. You can see them, can't you? Non sempre. The rays of grace that guide you. Cioè, talvolta li vedo, ma non è che siano così tanto visibili. Upon the cliff, in Castle Stormvale, is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. Io devo fottere, eh? If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Però domanda, preghi chi? Capiamo. Perché se qua devono andare a rompere il cazzo di dei e preghi gli dei, non so, potrebbe essere controproducente. In Castle Stormvale, a demigod. Sì, l'abbiamo capito. Sì. Io in realtà volevo capire sta minchia di medusa. Andata così. Ci vediamo presto. Però no. No, non posso. Ho come l'impressione di essermi saltato un pezzo, così. Vaga impressione di essermi saltato il pezzo che mi spiegava perché, per... Cazzo, mi sono riposato a falò. Ah, se vado per i cazzi miei andate per i cazzi vostri.
Ma questo è devastante. No, deciditi. Guarda, adesso stiamo calmi, per favore. Allora, furia com'era? Ci gasiamo. E soprattutto... aspetta! No, sprecare le ampolle. Scendi! Scendi! Come si scende? E niente, guarda che sparisce. Guarda che sparisce! Ma la spada? Ma la spada? Ma cosa fai? Ma Dio Madonna. Furia di colpi. Tanto qua... no, guardi, io avrei incrociato i colleghi di sotto. Sono... no, sono disarmato! Aspetta. Faccia di cazzo, sai. Ma... non ho capito. Mi hanno già fatto passare di giù. Mi scusi. Branco di scassa coglioni. Vabbè, lei non è che mi presta gli stivali, perché mi mancherebbero solamente più quelli. No, eh? Vabbè, ragazzi, staccate il numerino e piano piano adesso... se vi gasate così... Oh! Ma chi cazzo è? Addio, Madonna. Giustamente. E allora, se cosa ti dico? Dai. Sì, vabbè, ma quanto lag? Porta pazienza. Io non chiedo tanto, ma minimo 30 frame, ragazzi, minimo. Standard di 10 anni fa. Oh! Vedi, basta chiedere ogni tanto. Ah, Cristo della Madonna. Ah, facciamo così, per favore, qui dentro, perché qua mi state già rompendo i coglioni. Voi le vostre prestazioni. Dai. Questo roll è poco fast. E questo fast roll è poco fast e molto roll. Pensiva. Aia. Ah, ma Cristo. Aspetta, perché sono confuso. C'ho la testa su troppe cose. Ma Dio Madonna. Aspetta. E adesso? Tutti e due con sto scudo di merda. Guarda che muoio come un picciu. Potessi evocare la Medusa de Cristo? Niente, siamo tornati qua fuori nel posto delle prestazioni bestiali. Raga, uno alla volta, tutti e due non vi reggo. Se no scappo, ve lo sto dicendo. Ma non vi reggo proprio a livello di sopportazione. Ma poi non ho capito, cioè, volete che la gente entri nel castello o no? Senti, sai cosa? Data così. Se faccio questo, non posso usarla. Ma Cristo. Raga, Dark Souls 2 docet. Scusami, è una certa... Allora, la grazia appunto... Ma guarda che... Dio Madonna, se non fossi un imbecille del cazzo. Capito, eh? Pensa a te. Allora. Abbiamo trovato gli Skinieritz. Grande, raga. Luma. Tocchi a macca. Tanto qua attiva il bacino qua. E non posso vedere chi sei però. Cioè, ma ne parliamo in un secondo momento. Anche se Castello di Lothric qua. Esatto, stavo per dire che puzzava un pelino di boss. Ma spregevole tua madre. In search of the Elden Ring. Emboldened
by the flame of ambition. Fa se sei brutto. Ma di preciso cosa sei? Dai, Margit. Ascolta. Il presagio è implacabile. Sono un coglione, hai ragione. Vabbè. Adesso stiamo calmi. Vabbè, Sekiro. Allora. Cristo. Vabbè, tanto la prima è bonus. Dio, a parte che avevo il volume bassissimo, non si sentiva una minchia. Allora, cerchiamo di capire qua, perché prima di cazzeggiare evocazioni o non evocazioni, bisogna imparare. E adesso è troppo alto, troppo! Ma di preciso che minchia sei? Vieni qua, va. Implacabile. Dio, che odio sta coda di merda. Porco di... Sì, però Dio, madonna. Non c'è maniera di schivarlo. Pure. È la madonna. Warrior blood must truly run in thy veins. Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you, and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Ma allora sei bastarda. E raga, vado anch'io. Very che devo well. Fare? Let my hand rest upon you for but a moment. Piacere. Marcello. La Rocca della Tavola Rotonda è un luogo dove convengono i senza luce guidati dalla grazia. Un patto di non aggressione proibisce i duelli. L'icona della Tavola Rotonda segnala quando la regola è in vigore. La Rocca della Tavola Rotonda non appartiene a questo mondo e può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia. È accessibile anche tramite gli spostamenti. Sulla mappa. Quindi una sorta di hub centrale che... buongiorno. Aspetti, un attimo, non ci sto più a capì in cazzo. Oh madoi. Too much. Qua che succede? Succede una minchia. Buongiorno. Oh, this is a rare occasion. Sì? I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. Ma mio superiore, adesso vediamo. You may let down your guard. Ok. Va bene. Allow me a word of advice. As your senior. Hai rotto il cazzo. You are a mere visitor to the round table. Nothing more. Boh. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place.
newcomer. Ah, vi ammazzo tutti. There's nothing left to say. Ma ciao. E se ci riprovo? Allora suca. Buongiorno, signor appestato. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. La vedo. Non la vedo. Questa sembra una di quelle scelte bestiali, E qua ci gasiamo, ridiamo, le due dita nel culo, però. Di base la vedo. Wonderful news. Ci pisciamo. Most tarnished are blind to it these days. Ah, sì? You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Ah, sì, ti prego. Insegnami l'incantesimo delle due dita. Non ho un euro, raga. Andata così. Però mi leggo tutto. Incantesimo dei fedeli delle due dita. Cura una ridotta quantità di PV e va bene. Le due dita ripongono grandi aspettative nei senza luce. Nessuna ferita, nemmeno la morte. Ripristina una notevole quantità di PV all'esecutore e agli alleati vicini. Riduce l'accumulo di veleno e cura l'avvelenamento. Incrementa la resistenza ai danni magici, danni da fuoco, respinge i nemici vicini. Incantesimo scaturito da una sinistra profezia. Genera una fugace lingua di fuoco dalla mano dell'esecutore. Scaglia una sfera di fuoco rovente. La fiamma della rovina è un anatema per l'albero madre. È un anatema per l'albero madre. Eppure ai profeti può capitare di scorgerla tra le pieghe della fede. Per costoro l'unica. Adesso l'esilio. May the Golden Order. Grazie, grazie. I can happily spare. May the Golden Order. Poi vediamo, sì. Buonasera. Ah, hello. Ah, Jon Snow. You must be new here. I'm. Well, just call me Dialos. Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? Sai che non mi ricordo un cazzo. But fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. E la tizia. Be sure quella to morta, tell me, cioè quella depressa. She's a servant to my house. She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly. Be sure to tell me she's a servant. She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to find her. Boh, basta, se non me lo fai dire, evidentemente non è lei, andate così. Qua ce n'era un altro? No. Abbiamo parlato con tutti i cavalieri qua della tavola rotonda. Qua? Che succede? Apri. La porta è chiusa. E allora vai a fare in culo. Di qua, di lì o di lì? Qua mi piace di più. Sembra più dark. Oh, Andre! Ma buongiorno! Dio che schifo. Ma che bestia sei? You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Potenzia, ceneri, duplicazione di ceneri, vendi. Perché la catena? Perché la catena, raga? I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. Boh. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Spiace, raga. Però duplicazione ceneri di guerra, perché? Perdute. Ah, se ho le perdute, posso duplicarle. Ho capito.
Nel menu, ah, le ceneri sono quelle che posso ficcare nelle armi. Qua posso potenziare, ma è andata così. Ci possiamo parlare ancora? Vendi, sei un prigioniero, raga. No, don't read too much into it. Ma come? I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Oh, più che lo sai. I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Dici? Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Di chi stiamo parlando? Stiamo calmi un attimo. Qua che dice? Prova due mani. Ah, non posso picchiare. Due mali me ne metto nel culo. Buongiorno. Scusi, io do un'occhiata ai quadri. Gambe, prova dita. Manica di arrapati. Giornissimo. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly. Perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Questa non era quella che si inciucciava con i morti. Non lo so. La benedizione del baldacchino. Stringimi. Andiamo un attimo se dobbiamo morire, ma io lo so che muoio. Oh, tante coccole, tante coccole. Tanto bene. Very warm. Ah sì. Benedizione del baldacchino. What you felt light up inside you was a baldekin's blessing. Sì. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. I will take you in my arms as often as you need. Questa roba qua, come minimo, è come attingere al vero potere dei vuoti di Londor de Cristo. O no? Di la verità. Vediamo se c'è la faccia strana. No, sempre la stessa faccia da Peach. Più avanti amante, vabbè raga. Fammi leggere sta benedizione bestiale. Grazia concessa da una compagna di morte. Protezione di un tempio nascosto d'aspetto simile ad un talamo. Consuma Pia per ricreare la stabilità. La grazia distrae brevemente dai dolori della carne. Solo la morte e la pace assoluta. Raga, pazzesco. In possesso 1 su 1 costo PA 10. Staremo a vedere. Anche se in realtà, se fa parte di quelle robe attivabili come le meduse, insomma. Niente, qua c'è solo da esplorare. Un casino. Che la medusa di merda, non ho mica ancora capito come fare. Attenzione. A parte che qua scanniamo le bestie. Qua è chiusa. Cerchiamo di capire se questa è attraversabile. No. Andata così. Si vede che non sono cazzi miei. Piano?
far bordello. Più avanti servirà gesticolare. Per mandarli a fare in culo. Poi c'era di qui e di lì. Fammi andare prima di qui. Buongiorno. Fatti vedere bene, Dio Madonna. Ah, ma sei proprio morto praticamente. Cosa vuoi? Oh. Comprensi. No, non posso vedere attraverso. Ci ho provato. Poi c'è un'arma che c'è una, è una mano di teschio, tanta roba. Questo già è mio amico. Scala! Ci casiamo! Pazzesco. Ostia. Raga, sante sana, cocco banana. Arresti della leggidità. Della leggidità. Ma perché sono picciu? Acquista. Saetta runica. Se usata, conferisce i benefici di una runa maggiore equipaggiata. Pazzesco. Anello inciso bianco. Evoca un cacciatore. E risponde all'evocazione di... No. Ah, in caso di invasione. Aumenta gli slot. Quelle e quelle per i cosi pazzeschi. Set di Astora. Specchio ingannevole. Allora, aspetta, va, leggiamo tutto, va. Frammento dell'anello ancestrale frantumato. Se usate conferisce i benefici di una runa maggiore. Se nessuna runa maggiore equipaggiata, incrementi i PV. Si dice che sia l'arco inferiore dell'anello ancestrale a raccoglierne i doni. E questo ne è un frammento. Permette di evocare automaticamente un cacciatore di un altro mondo per ottenere aiuto in caso di invasione. In alcune circostanze l'evocazione potrebbe essere preclusa. È uno dei codici mistici perduti che le leggende dipingono come dono delle dita nel culo. Chi li indossa è in condizione di rispondere alle richieste d'aiuto, una volta evocato ti presenterai come cacciatore. Nel multigiocatore di caccia il tuo obiettivo è sconfiggere l'invasore. Secondo alcuni è un frammento della luna nera che domina la città eterna. Gli stregoni che le creano sono molto legati ad esse. Vagamente seducente. Questa bianciadetta. E striscia. Bella però. Spada perforante dotata di una lama esile affilata. Oltre ad essere perfetta per gli affondi. Però sai cosa? In realtà queste le leggiamo se le troviamo. Sigillo del dito. Lanciare incantesimi memorizzati nei luoghi di grazia. Ok. Questo è il catalizzatore. Arco che non ho. Scudo spezzato. Gli scudi... Servirebbe uno scudino piccolino, Un piccolo specchio offuscato su cui si riflette l'immagine di una figa dorata. Fa assumere a chi lo porta l'aspetto dell'ospite di dita. E senza luce per gli invasori. Bene. Raga, è stato un piacere. Lì c'era il re senza nome. L'ho visto. Oh, che cazzo ho schiacciato. Sono cagato in mano. Ma dove sono? Sono a fanculo. Vabbè, io vado di qui allora, È il momento di colpo tuo critico. Ma che stai a di? Ma che minchia stai a di? Però raga, una volta che mi sono fatto un giro qua, ci siamo gasati, poi... Che è cambiato? Cioè, mi hai portato qua perché... Ah no, perché vedrai che... Se... Ma qua sbuca fuori un bastardo. Invasione di Alberic della lingua folle. Ok. Sì. Vabbè. Che dobbiamo fare? Porco di... Boh.
Ok. Parò a farmi i cazzi miei.